Dopo le tensioni dei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle rilancia sul cosiddetto reddito di cittadinanza. Intanto Di Maio nega le voci di espulsione per chi parteciperà all'assemblea organizzata domenica da Pizzarotti. Bruno Lugarà. Conferenza stampa tese, parlamentari a 5 Stelle presentano il disegno di legge sul reddito di cittadinanza che comincia il suo iter al Senato. I giornalisti cercano di capire cosa stia succedendo nel movimento, se chi aderirà al convegno del Senato Pizzarotti domenica prossima a Parma verrà espulso, se il direttorio pentastellato ci andrà. Risponde Di Maio, nessuna espulsione, sulla sua partecipazione declina l'invito. Quindi su questo mi sento di rispondere, c'è una grande iniziativa che coinvolgerà anche i sindaci a breve. Grazie. Altre domande sullo stato di salute del movimento non vengono raccolte, si può intervenire solo sul reddito di cittadinanza. Il disegno di legge prevede il reddito di 780 euro al mese per chi non ha lavoro o è al di sotto della soglia di povertà. Per ottenerlo ci si iscrive ai servizi pubblici per l'impiego, si perde il diritto dopo aver rifiutato 3 proposte di lavoro, spesa prevista quasi 17 miliardi di euro, copertura con tagli alle spese inutili della pubblica amministrazione e riduzione delle spese militari, una vera e propria contromanovra a 5 Stelle. Di Maio chiede poi a Napolitano un messaggio alle Camere per favorire l'approvazione celere del disegno di legge. I 5 Stelle evidenziano il reddito di cittadinanza e la risposta alla corruzione della politica. E la responsabilità sia della chiusura delle imprese che della nascita di nuove mafie e dei partiti che oggi nel patto del Nazareno stanno riscrivendo la Costituzione e la legge elettorale.